Beh, questo video è uno di quei video che io in parte non avrei voluto fare e vi spiego perché. Nella prima parte, ora vi rispondo a chi mi chiede cosa è cambiato. Io quando ho aperto questo canale ho iniziato con un paio di piccole camere, di quelle da 70 euro su Amazon. E un angolo in cucina, vi dico la verità. Poi mi sono reso conto che la cosa appassionava un po' e allora ho deciso di dedicare uno spazio. Ho preso questa stanza, l'ho attrezzata, ho comprato i monitor, ho comprato due computer, uno potente e veloce per fare la grafica, l'altro un mini PC per le comunicazioni. Ho comprato tre telecamere, tre videocamere, una Panasonic, una Ordro per fare le macro e una Sony XAR53 che è quella che sta facendo questo video. Ho comprato gli altoparlanti, le cuffie, le schermature, i vari tipi di microfoni, questo a condensazione, alcuni lavalier. Ho comprato il preamplificatore del microfono, insomma, ho comprato tre punti luce, tre softbox come li chiamano oggi. Insomma, ho attrezzato uno studio di registrazione. Naturalmente l'ho fatto perché così possiamo fare dei video di qualità e questo fa piacere a me per primo. Una cosa per favore, questo non è finalizzato a nessuna raccolta di soldi, io non faccio raccolte per progetti, non ho bisogno di pasta e fagioli, né di caffè né di gelati, oltretutto sono anche a dieta. Detto questo, niente, la solita mia vecchia scrivania, i miei spazi. Da qui faccio videoconferenze, da qui faccio i vostri video, da qui cercherò di fare, imparare a fare i montaggi video perché sono cose che non ho mai fatto, quindi mano a mano che riesco a imparare a fare qualcosa in più, lo vedrete nei video. Ci inseriremo le immagini perché, però sto aspettando perché ho comprato uno schermo da 100 pollici e un proiettore oleografico per avere le immagini dietro di me, in modo che quando faremo i progetti dei motori li vedremo come se fossero in essere e io potrò entrarci dentro con le mani. Questa è l'idea. Per cui, però lo schermo è lì per terra, bisogna tirarlo su, fare i buchi nel muro, agganciarlo. È una cosa che va fatta con calma, appena è pronto lo useremo anche lui. Per il resto, niente di particolare. Sì, ho investito un po' di soldi in questo, però mi ha fatto piacere farlo boh, è una cosa nuova, oltretutto, visto che mi hanno pensionato, sono. Ho anche abbastanza tempo per dedicarmi a queste cose, tempo che prima non avevo, per cui sono contento di averlo fatto. Vediamo dove arriviamo, cosa riusciamo a fare, quanto riusciamo a far crescere questa cosa. Io non ci sono attaccato per niente, se ci avete fatto caso, io non ho mai detto una volta iscrivetevi al canale o mettete un like, non l'ho mai detto, pensate un po'. Ma non perché me ne dimentichi, perché non è la mia finalità. La mia finalità è creare un gruppo di persone, di appassionati e magari riuscire ogni tanto anche a incontrarci. Per cui non aspiro ai grandi numeri. Detto questo, rispondo a un paio di domande che mi sono state fatte. Allora, prima di tutto le macchine a GPL. Le macchine a GPL io coglierò lo spunto fra un po' di invitare, di parlare con un giovane ingegnere che ha restaurato
un BMW N47 benzina con impianto GPL, una macchina che ha già oltre 20 anni, quindi se c'era un difetto, se c'era dei problemi sul GPL si sarebbero visti, e parleremo con lui di questo genere di auto. Conosco vari esperti in questo settore. Ma ricordatevi che l'uso del GPL è una cosa che io ho vissuto sempre in America. In America non si usa, ve lo dico sinceramente, è una cosa che si usa qui in Europa e specificatamente in Italia. Dunque, altra domanda che mi è stata fatta è perché un motore diesel, cioè un motore di un furgone diesel, comincia un furgone vecchio diesel, comincia a lavorare molto freddo di temperatura. È perché è finito. Cioè, è finito. Perché la maggior parte del gasolio che viene iniettato dall'iniettore va a passare attraverso le fasce e a diluirsi nella coppa dell'olio. Per questa ragione, questo motore brucia pochissimo gasolio e quindi lavora molto freddo di temperatura. Non è un buon segno perché mi è stato detto, ma non mi sale mai la temperatura. Sì, ma vuol dire che il motore ormai è arrivato alla fine dei suoi giorni. Altra questione importante è relativa al silicone. Allora, io sconsiglio l'uso del silicone in modo indiscriminato. Dico questo perché il silicone è un ottimo strumento per i lavori dove è previsto. Cioè, ci sono lavori che ci sono parti, per esempio, non lo so, una coppa in lamiera e un blocco in ghisa. C'è una guarnizione che però ai lati esterni va rinforzata con un po' di silicone. Ogni casa specifica quale silicone ci vuole, perché la differenza fra i due metalli genera un movimento e delle torsioni differenti e nemmeno la guarnizione è sufficiente. Questo però non significa metterci solo silicone. E soprattutto non significa metterci il tipo di silicone che ci pare a noi. Questa è la questione principale. Per cui il silicone, come ogni altro strumento, come ogni altro componente delle macchine, si usa quando serve, quando è previsto, quando ha un ruolo. Non si usa in sostituzione di altre parti, perché ha un ruolo ben definito, è stato studiato, è stato progettato per quel ruolo e con quello deve andare. Poi, niente, delle macchine a gas ne abbiamo parlato, del silicone ne abbiamo parlato. Niente, per questo video non c'è molto altro da dire, io l'ho fatto così, di getto. Anche per interrompere, ora fra un paio di giorni, dopodomani, ricominciamo con i video sull'elaborazione dei motori e arriveremo alla lavorazione vera e propria della testa, alla sua elaborazione e alla lavorazione del blocco motore. Poi seguiranno tutto il lavoro con i pistoni, sul tipo di pistoni montati, il tipo di controllo che ci vuole. Insomma, c'è tutta una lavorazione. Se voi seguite i miei video, hanno un filo logico, vi portano da quello che abbiamo stabilito ieri sul Common Rail, vale anche per i motori benzina, cioè tutto l'insieme, il motore è un insieme, non c'è una cosa che funziona in un modo e una che funziona per cavoli suoi. Funzionano tutti insieme. Tutti insieme possono funzionare, uno per volta non funzioneranno mai. Per cui dobbiamo arrenderci a questa evidenza e non commettere sciocchezze.
Detto questo, io vi rimando al prossimo video, spero che anche l'audio sia migliorato, sarete voi a dirmelo. Come sempre, spero che piano piano raggiungiamo un livello qualitativo e una di queste sere, quando io comincerò a essere un pochino più esperto, inizieremo a fare una live dove potrete farmi domande direttamente. Ah, è un po' che lo voglio fare, solo che francamente non ho mai fatto niente del genere e quindi voglio un pochino vedere come funziona e come la dobbiamo fare. Detto questo, vi saluto, arrivederci al prossimo video.